Mario Seminerio, investitore istituzionale e blogger Fastidio, il cosiddetto Mr. Fastidio. Buon pomeriggio e ben ritrovato. Grazie, buongiorno, grazie per l'invito. Ecco, vorrei partire con una semplicissima domanda. Posta la domanda in questo modo, qual è l'esito più probabile secondo lei? Perché evidentemente ci sono tantissime polemiche e sentiamo anche il suo parere. Guardi, tutta la storia delle domande, dei quesiti su Rousseau è una storia di quesiti formulati in un modo, come dire, abbastanza suggestivo, nel senso che suggeriscono un determinato esito e una determinata posizione. Per cui mi viene da sorridere leggendo oggi che ci sarebbero 13 parlamentari del movimento che ritengono che la domanda sia tendenziosa, ma non è che in precedenza le domande su Rousseau fossero oggettive e neutre. Per cui il fatto che se ne accorgono ora è semplicemente la conferma, come dire, che manca forse un po' di buona fede su tutte queste domande. Per rispondere alla sua domanda, ci sono due possibilità. La prima è che i militanti che avranno la possibilità di votare su Rousseau ritengano prevalente e da difendere l'esperienza del movimento e tutte le cose che dicono di avere fatto positive per questo paese negli ultimi 3 anni di legislatura. Oppure, se ci sarà una base di militanti sempre più arrabbiata e sempre più incline alla separazione per non fare governo con un ex banchiere centrale e soprattutto con l'odiato Berlusconi, riterranno che il quesito è strumentale, voteranno contro e allora se prevarranno i no ci sarà anche abbastanza da più che da ridere, da sorridere, perché Mario Draghi avrà comunque la maggioranza, però un'eventuale vittoria del no sarebbe una vittoria probabilmente di Davide Casaleggio rispetto al resto del movimento. Creerebbe enormi problemi al Partito Democratico e alla strategia del Partito Democratico di avere dei legami sempre più stretti con il Movimento 5 Stelle, al punto da drenare il loro elettorato. Per cui, come dire, situazione abbastanza frizzante, ma siamo abituati alle giravolte in questo paese. Beh, sì, sicuramente una situazione molto interessante. Poi, tra l'altro, oggi abbiamo sentito anche le parti sociali, ciascuno ha la propria esigenza, la propria opinione. E come si riesce a creare un equilibrio visto appunto che lo scenario più probabile in questo momento è un governo di larghissima maggioranza? Allora, credo che la situazione verrà gestita da Draghi e dal Quirinale in assoluta autonomia, quindi non vedremo manuale Cencelli o posti assegnati secondo i desideri dei partiti. Magari potremmo anche vedere ministri tecnici e sottosegretari politici per dare un contentino ai vari partiti, ai vari appetiti dei partiti. Il punto vero sarà il programma. Anche in questo caso Draghi promette, credo, pur parlando poco e nulla, di scrivere un programma e di fare sintesi, che fare sintesi tradotto vuol dire io decido e voi votate, perché questa è la situazione. Non dimentichiamo mai che Draghi si trova in questa posizione in conseguenza dell'assoluto e miserabile fallimento del sistema partitico italiano. Quindi ci mancherebbe anche che avanzassero delle richieste. Per quanto riguarda invece le richieste delle parti sociali, che non hanno fatto nulla di male, diciamo in astratto, sarà interessante capire come Draghi farà sintesi, perché come noto questo è un paese dove tutti tirano per avere brandelli di carne, per tirare la coperta dalla propria parte. Il problema è che di brandelli di carne non ce ne sono più e la coperta si è talmente sfilacciata tirandola che è diventata un tovagliolo. Guardi, io le ho fatto questa domanda perché il governo Conte 2 effettivamente non era riuscito a rispondere, a soddisfare tutte le richieste sia di Italia Viva, del Movimento 5 Stelle, le parti sociali, insomma era davvero difficile gestire questi equilibri. Intanto le leggo una domanda che ci arriva in questo momento in diretta, una domanda per l'ottimo Seminerio: potrà un singolo uomo, pur dalla caratura indiscussa, riformare un paese con il peggior Parlamento di sempre? Ovviamente il nostro telespettatore si riferiva a Mario Draghi. Allora, mi permetta di fare una puntualizzazione alla domanda dello telespettatore. Il peggior Parlamento di sempre non lo so, ma ricordiamoci sempre che il Parlamento non è lì, diciamo, autonomamente, è lì perché qualcuno ha votato.
queste persone, le persone pro tempore che diventano parlamentari e le dinamiche politiche da mercatino delle pulci. Per cui alla fine la colpa per me non è mai o quasi mai degli eletti, ma in misura preponderante è degli elettori. Ciò detto, per rispondere alla domanda, la mia risposta è no. Nel senso, beato il paese che non ha bisogno di eroi né di uomini della provvidenza, un uomo solo può solamente, di fronte all'eclatante fallimento del sistema partitico e partitocratico italiano, che ha creato questo cortocircuito, Draghi potrà cercare di accumulare risorse, esattamente come fece Mario Monti una decina di anni fa, in condizioni differenti ma anche simili. Dopodiché, tra meno di un anno si vota per il Quirinale, i partiti manderanno, con grande piacere Mario Draghi al Quirinale per liberarsi di lui. E questo è oggettivo, mi pare, e cercheranno di tornare a spendersi le risorse, poche o tante, che Mario Draghi sarà riuscito a ricostituire negli 11 mesi che abbiamo davanti. Per cui la mia risposta è no. Questo è un paese che fa delle crisi economiche strutturali, non congiunturali, e delle crisi di sistema il proprio modo di stare al mondo. È un paese che sta al mondo a colpi di crisi economiche e di sistema, non è un paese sano, a prescindere dalla validità di Draghi e di tutti gli uomini della provvidenza che arriveranno a Palazzo Chigi. Quindi, giusto per capirci, lei sta dicendo che un governo con ministri in rappresentanza di ogni partito, ovviamente Fratelli d'Italia esclusi, è sostenibile? Non credo, cioè se i partiti non faranno rivendicazioni chiedendo questo, quello e quell'altro, potranno mettere le loro figurine che però dovranno obbedire alla volontà del Presidente del Consiglio e votare a favore del programma del Presidente del Consiglio che farà sintesi tra le istanze dei partiti, ma un conto è fare sintesi in astratto, un conto è cercare di realizzare alla lettera tutti i desideri e comprare tutti i giocattoli che i partiti chiedono. Quella era la richiesta a Giuseppe Conte da 3 anni a questa parte, però il paese, l'Italia, è in una crisi fiscale senza precedente e nel mezzo della peggiore pandemia degli ultimi 100 anni. Per cui non si può, come dire, promettere la luna a dei ragazzi un po' difficili che altrimenti battono i piedi e vandalizzano il paese se non viene dato loro quello che chiedono. Quindi avranno forse dei politici nella compagine governativa, ma il loro compito principale sarà obbedire alle misure di sintesi di Mario Draghi. Ecco, vorrei parlare di un altro punto abbastanza importante, ovvero il Recovery Plan, che forse è il progetto più importante per quanto concerne non solo l'Italia, ma l'Europa. Ogni sindacato o associazione di categoria ha chiesto a Draghi, ieri una modifica al Recovery Plan. Da dove partirà Draghi, secondo lei, con la modifica del documento? E non solo, per esempio, nel governo precedente, ovvero il Conte Bis, Italia Viva chiedeva e sosteneva che l'uso del MES è davvero importante, anzi fondamentale. Oggi vediamo però il rendimento del decennale a minimi storici sotto quota 0,5. Questo è davvero un traguardo importante. Quindi a questo punto ha senso usarlo? Questa ovviamente è la mia seconda domanda. Allora, cosa farà Draghi col Recovery Plan? Draghi rispetterà le richieste della Commissione europea che sono rivolte a ciascun paese nell'ambito delle cosiddette country specific recommendation, cioè le richieste, le condizioni che alcune delle quali non sono leggere, ma sono anzi piuttosto impegnative, per fare riforme di struttura nel paese. Il problema dei partiti è che loro credono che arrivino 209 miliardi di euro a gratis, nel senso che li usiamo per stimolare la domanda interna o magari per erogare dei bonus. Invece non è così. Noi dobbiamo dimostrare dove spenderemo nell'ambito delle country specific recommendation e dovremo presentare delle tabelle e dei numeri che indichino il tipo di beneficio a cui noi puntiamo spendendo questo denaro. Quindi servirà una cabina di regia o forse un'entità tecnica di regia, perché cabina di regia è un termine politico, entità tecnica di regia è un termine tecnico, sotto la supervisione di Draghi. Per quanto riguarda invece,
Il discorso del MES, io confesso che sono poco interessato a questo che è sempre stato una forma di teatrino della politica italiana, perché anche nei mesi scorsi il beneficio dal prendere il MES per le nostre casse pubbliche era nell'ordine di 200-300 milioni l'anno, che per carità non sono pochi. Però, voglio dire, rispetto alle centinaia di miliardi di debito, alle migliaia di miliardi di debito, al deficit corrente annuo e al fatto che comunque non si può spendere per la sanità 36 miliardi, ma al limite una piccola parte, perché poi bisogna rendicontarla e comunque questo è un debito, per me quello è sempre stato un giochino, un teatrino da parte dei partiti per darsi fastidio e per cercare di portare a casa qualche punto nella loro lotta a rubamazzo, il famoso gioco che i bambini vecchi come me ricordano ancora. Quindi per me il MES è un non problema, con molta probabilità non verrà richiesto, perché faremo a meno e lavoreremo in altri ambiti, probabilmente usando una parte dei fondi del Recovery Plan anche per gli interventi strutturali sul sistema sanitario. E quindi vivranno tutti felici e contenti, ma soprattutto qualcuno dovrà ricordarsi che il problema non è un fondo che si chiama MES, che in astratto non ha condizioni. Il problema è un fondo gigante che si chiama Recovery Fund, che di condizioni ne ha tante e che procederà a darci il denaro solo se noi riusciremo a dimostrare che il nostro stato di avanzamento dei lavori va esattamente nella direzione richiesta dalle Country Specific Recommendation. E questa è la vera sfida. Non è un pasto gratis, è debito e anche le stesse erogazioni, gli stessi grant che saranno a titolo gratuito, comunque hanno delle condizionalità molto strette. Non è denaro che piove dal cielo in nessun caso. Ecco, ci rimane qualche minuto, io vorrei focalizzarmi sulla parte più operativa che riguarda i mercati. Nelle ultime 2 settimane abbiamo visto degli eventi estremamente interessanti. Mi riferisco alla rivolta dei Redditors, ovvero questo ormai social media che è diventato estremamente popolare anche in Italia. E non solo, abbiamo visto che Trump è bandito da Twitter per sempre, ma non c'è da preoccuparsi perché c'è Elon Musk, che ormai da qualche settimana è uno dei market mover principali insieme a Tesla, perché Tesla ha investito 1,5 miliardi in Bitcoin. Innanzitutto vorrei partire con quale ruolo dei social media, ovviamente sull'andamento dei mercati e soprattutto sui mercati finanziari. Allora, il caso GameStop è un evidente caso di manipolazione del mercato dal basso, nel senso che il passaparola sul subreddit di Wall Street Bets ha praticamente alimentato, anche se è avvenuto alla luce del sole, ha alimentato una frenesia speculativa che ha effettivamente dato una lezione memorabile a quell'hedge fund che aveva accumulato posizioni short su GameStop che erano assolutamente patologiche. Ma dall'altro canto bisogna considerare tutto il parco buoi che è rimasto col cerino in mano, cioè da $500 scendere intorno a 50 di un titolo che secondo il consenso degli analisti ne vale a malapena una dozzina. Quindi c'è gente che ha guadagnato molto, probabilmente all'interno dei Redditors c'erano anche dei suggeritori, nel senso investitori professionali che puntavano a manipolare il parco buoi e che hanno fatto tanti bei soldi. Poi ci sono gli sciocchi che si separeranno e si sono separati dal loro denaro. E credo che comunque, diciamo che il legislatore, americano nello specifico, ma non solo, dovrebbe anche fare attenzione a queste circostanze, perché il rischio di, manipolazione, di market abuse dal basso non è un rischio, ma in questo caso è stata una certezza. Per me in questa vicenda non ci sono buoni e cattivi. C'è semplicemente da un lato un tentativo di, come dire, manipolare il mercato dal lato short, che era anche troppo facile su nomi come GameStop che sembravano un pasto gratis. Dall'altro lato, invece, c'è una serie di piccoli e non troppo piccoli investitori, ripeto, che hanno risposto
a un tentativo di cornering del mercato con un'altrettanta forma di market abuse. Quindi non ci sono buoni per quanto mi riguarda, ci sono solo molti furbi. Ecco, senta, lei ha descritto in alcuni articoli i meccanismi operativi dietro alle operazioni della Rated Army su GameStop e su AMC con l'acquisto di opzioni call out of the money. Ci può spiegare cosa intende? Beh, praticamente si comprano delle opzioni che hanno un prezzo di esercizio molto elevato rispetto alla quotazione corrente del titolo, però sono opzioni con una breve vita residua, quindi che hanno un elevato time decay. Se il mercato comincia a muoversi, nel senso che si muove al rialzo e c'è un elevato short su determinati nomi azionari, si crea un panico da ricoperture che può creare il cosiddetto short squeeze e, come è accaduto nel caso di GameStop, fare esplodere le quotazioni facendo guadagnare, diciamo, chi era lungo di queste opzioni call. Perché non bisogna dimenticare che quando qualcuno compra un'opzione call, c'è qualcuno che gliel'ha venduta e quindi è short di quella opzione e a sua volta deve quindi ricoprirsi pareggiando per il delta dell'opzione comprando l'azione sottostante. Quando il prezzo comincia a salire, quindi varia il gamma, quindi la variazione del delta al variare del prezzo del sottostante, e c'è molto short, si può creare quello che è definito come gamma squeeze, che è esattamente quello che è accaduto nel caso di GameStop. Un'operazione, ripeto, se la guardiamo cinicamente come post mortem di quello che è accaduto, è stata un'operazione molto astuta. Io però continuo a sperare e augurarmi che i mercati funzionino in maniera meno simile a una bisca rispetto a quello che sta accadendo adesso, ma soprattutto credo che molti operatori, molti fondi hedge e speculativi che lavorano sul long short, quindi che shortano nomi, faranno tesoro di questa esperienza e Eh non sì. andranno a shortare nomi che sono già estremamente short di loro. Bisogna shortare nomi che hanno poco short sul mercato e rispetto ai quali si crede, in termini di analisi fondamentale, che il titolo sia sopravvalutato, cioè esattamente il contrario di quello che ha fatto l'hedge fund Melvin Capital Management, che infatti ha lasciato le penne e il 53% di performance nel mese di gennaio. Sì, sicuramente anche tanti hedge fund hanno guadagnato tantissimo da questa vicenda che riguarda sia GameStop ma anche AMC e BlackBerry, da questi tre titoli in particolar modo. Vorrei parlare di ciò che sta accadendo con Elon Musk, che ormai è diventato in assoluto un influencer. Prima lo era Donald Trump. Io mi ricordo benissimo che non si andava in diretta senza controllare il Twitter di Donald Trump per riuscire anche a volte spiegarsi i movimenti del mercato. Ora invece questa tendenza la sta dettando Elon Musk. Quanto è pericoloso ciò che sta facendo Elon, soprattutto incentivare gli investimenti in valute come Dogecoin, che era uno scherzo all'inizio, poi abbiamo visto tutto ciò che ha fatto già con il Bitcoin. Il problema è che Dogecoin resta uno scherzo, Appunto. non è cambiato dal suo stadio di scherzo. Ricordiamoci che Musk ha avuto nel recente passato dei problemi con la SEC, con la Security and Exchange Commission, proprio per il suo modo abbastanza disinvolto di utilizzare i social network, che può configurare anche in questo caso una circostanza di manipolazione di mercato. Il fatto che lui la stia applicando a delle criptomonete, che quindi sono un ambito ancora non particolarmente regolamentato, probabilmente gli permette di muoversi all'interno di un'area grigia dove non è detto che andrà incontro a guai. Però il fatto che Musk abbia investito l'8% del cash di Tesla in Bitcoin, d'accordo, l'8% non è una cifra importante, o meglio, è abbastanza importante
ma non è fondamentale. Però se dovesse accadere qualcosa al Bitcoin, probabilmente la reputazione di Musk avrebbe dei problemi, il titolo Tesla avrebbe ulteriori problemi e soprattutto gli azionisti che comprano Tesla, io non so quanti sono gli azionisti che comprano Tesla per motivazioni fondamentali e non speculative, però se ci fosse per caso un azionista di Tesla che ha comprato il titolo per motivazioni fondamentali, io vorrei chiedergli come si sente al pensiero che l'azione è influenzata non solo dall'andamento industriale delle auto Tesla, ma anche da una variabile molto speculativa come sono le quotazioni del Bitcoin. Quindi questa è l'unica domanda che farei a un investitore fondamentale sul titolo Tesla. Comunque credo che il tempo che passa ci darà tutte le risposte necessarie. Capiremo se Musk è un gambler di successo, un mattacchione, un manipolatore di mercato, oppure magari una persona che si diverte a trollare i creduli sui social network. Ecco, ultimissima domanda proprio in un flash. Lei ha fatto bene a ricordare tutto ciò che è accaduto con la SEC, ovviamente la Securities and Exchange Commission, giusto per capirsi con chi ci segue, la Consob, l'equivalente della Consob italiana. Intanto Tesla ieri ha ceduto tantissimo terreno, però le volevo chiedere, secondo lei la SEC deve intervenire? Ma guardi, se non sono ancora intervenuti, probabilmente è perché ritengono che lui si stia esprimendo nell'ambito delle cryptocurrency che non sono regolamentate. Ora che lui ha messo delle cryptocurrency dentro Tesla, che invece è una società quotata, non escluderei un intervento della SEC con la richiesta di chiarimenti, ancora una volta rispetto all'uso che Musk fa dei social media. Grazie mille, grazie mille. Ovviamente ci sono arrivate tantissime domande, centinaia di domande, però magari gliele faccio la prossima volta. Grazie mille a Mario Grazie. Seminerio, investitore istituzionale e blogger fastidio.net. Grazie e buon pomeriggio. A voi.